la sconfitta, maturata in maniera abbastanza complessa, però fondamentalmente noi non avevamo più poche energie, non avevamo più in assoluto, siamo arrivati sulle ginocchia e in ogni caso anche piccoli particolari, come succede quando ci sono partite punto a punto, come quello che è successo a David nei primi due quarti, ci possono aver condizionato, però ripeto, a mente calda c'è la delusione di aver così assaporato una cosa bellissima e non averla presa per un capello o un soffio. E poi, diciamo, a mente più fredda, più lucida, c'è la consapevolezza di aver fatto una stagione ugualmente strepitosa e di aver avuto un gruppo di ragazzi fantastico che ha dato tutto e di più, contro infortuni, supplendo a tantissime situazioni. Proprio ho ringraziato prima nello spogliatoio tutti i ragazzi, poi anche uno per uno, per il loro impegno, la loro dedizione e soprattutto perché deve rimanere la consapevolezza della grandissima stagione che abbiamo fatto e a ognuno di loro una certezza che sono tutti migliorati e sono cresciuti e con l'augurio che possano avere anche prospettive tutti